Ciao a tutti ragazzi, sono Lex, siamo tornati su Clash Royale. Questa volta ce la faremo a completare questa sfida. Vi faccio vedere un deck che sarebbe il mio deck, quello che utilizzo sempre, per finire questa sfida abbastanza facilmente. Intanto ne rispondo 50 di quelli ottimi. Cerebri tecnici, 10 quali dice, bene, carte nuove che ci servono. Dopo ce ne aprirà anche il baule magico. Il deck che utilizzo è il mio deck, adesso faccio vedere, abbiamo anche questo baule gigante, con un orde di scheletri, quindi dovremmo bombardire quasi al massimo. Gang di Gomine che sono 1300 di oro e Gomine Gerbottaniere che sono altri 2500 di oro per un totale di 3860 più quelli del baule che c'erano dentro. Queste sono le carte che utilizzo, molto easy. Abbiamo perso una, siamo a 7 vittorie senza riente, senza niente, quindi va benissimo secondo me. Detto questo, iniziamo subito con la partita. Io vi ricordo di iscrivervi qui sotto per supportarmi, pure c'è il linkino qui vicino, qua sotto, piccolino, nuovo, che è carino, cliccatelo, anche se non se siete già iscritti, però è giusto per vederlo. Ok, qua è partito aggressivissimo. Non mi aspettavo tutta questa aggressività. Mongolfiera che non hitta, perfetto, bellissima. Mongolfiera che non hitta, allora ripartiamo noi con la nostra mongolfiera subito. Ho sbagliato lato, ma manca a me. Bombarolo che non ci preoccupo più di tanto. Mongolfiera che arriva e ci fa forse due hit. Sì, bellissimi, due hit della mongolfiera. Ovviamente deck strutturato sulla ripartenza. Frecce buttate, mamma mia, che spettacolo, che spettacolo. Ha buttato le frecce completamente. Abbiamo subito un sacco di danni però. Spiritelli del fuoco che se ne vanno. Se tiriamo un golfiere a Choi, il Goblin probabilmente adesso la ritirerà. Se c'ha le risirve. Ok, non se la gioca più safe. Torre 666, attenzione. Pericoli. In vista, Seitan è con noi. Ok, partiamo tranquillamente col gigante di oro, ecco la mongolfiera che arriva. Ok, andiamo a subire probabilmente delle hit all'arciere pirotecnico. E qua non posso pushare con la mongolfiera perché devo difendermi. Vediamo se riusa le frecce magari sull'arciere pirotecnico, che non sarebbero affatto male. Altrimenti ripartiamo molto tranquillamente con un'altra mongolfiera noi stavolta. E sempre se gioca le frecce abbiamo un gigante sgherri dall'altra parte. No, ok, se ne va tranquillamente così. C'è il peccato sempre sto bombarolo che mi countera benissimo l'arciere pirotecnico e ci fa particolarmente male altre volte. Ok, lo vorrei togliere subito perché non mi sembra che abbia truppe aeree che ci possono impensierire. A parte la mongolfiera, ma va bene quello, non mi preoccupa. Mongolfiera che tra poco potrebbe arrivare, no, arriva un domatore e mongolfiera insieme. Quindi togliamo il tutto, domatore che non itta, mongolfiera che non dovrebbe ittare. Noi ripartiamo la mongolfiera nostra invece e stavolta la torre dovrebbe andare giù. Qua fireball, bruttissima fireball, preso, perfetto. Non vorrei perdere la torre così, quindi difendiamola. Tua torre 193, mancano pochi secondi, basta girare una fireball comunque, scoppiata il tuo arciere lì. Occhio al domatore che potrebbe arrivare, quindi ci difendiamo il più possibile. Bombarolo, fireball ciclata. Parte la fireball e la prima vittoria ce la siamo portata a casa molto. Oddio, molto easy non proprio, però ce la siamo portata a casa. Tutte partite abbastanza combattute ho fatto fino adesso. Qua arciere pirotecnico, danni, vabbè, sulle missioni. E baule magico, altro baule magico. Facciamo anche un mini chest opening di queste varie casse. 1504 di oro, speriamo una leggendaria. 22 barili di rosso ce l'ho tutti, pipistrelli ce l'ho tutti. Cure vanno bene che non ce l'ho. Due specchio te li potete tenere. 3 archix pure te li potete tenere. 5 vocciatori già un po' meglio. Però niente leggendaria comunque sia. Andiamo a farci l'ultima partita, poi andiamo a aprire il baule magico di là e ci salutiamo. Allora, anche lui skinnato con le torri a palla. Anche se vi ho detto, non mi fanno impazzire queste torri. Fatemi sapere secondo voi come sono, magari vi lascio un sondaggio, non lo so. Partirei con i barbari splittati dietro, visto che lui non gioca niente per ora. Ok. Continua a non giocare niente? Ci vuoi lasciare l'ultima partita così? Ce la lasci l'ultima partita così? Senza giocare? Non credo.
Ah, ok. Ci ha pensato un pochino, era un po' disumante nel giocarlo. Però intanto ci portiamo a casa una torre. Qua arciere pirotecnico molto easy. Non so se gli laggava, però ci ha regalato comunque la partita praticamente. Qua freccine, belle freccine tattiche. I guerretti là che si stanno mangiando la torre. Gli scoppiamo con le mongolfiere di torri che ha. Arciere pirotecnico che va in minito, diciamo, perché va a sparare al drago. Non sulla torre. Gigante per fermare il draghetto. Anche il boscaiolo. C'era un deck più o meno carino, diciamo, non so con cosa attaccava, però. Avevo un deck particolare sicuramente. Vediamo se riusciamo a buttarci anche quest'altra torre. Chiudiamo con un 3-0 magari. Ok, quella torre se la difende. Allora, noi andiamo e sgherri. Che le frecce mi sembra che non ce l'ha. Probabilmente tirerà l'arciere pirotecnico per difendersi. Sì, ecco, infatti. Mamma mia, me l'ha scoppiati. Ok, vediamo un po'. Vuole pushare lui e pusha col bariletto. Qua mi sa che ho sbagliato, però l'arciere ci manca, si attiva la centrale. Top, partita top. Dai, dobbiamo chiuderla in 3-0 assolutamente. Dai, arciere pirotecnico, fai danni sulla torre. Ok, sotto fireball la torre. Questa adesso per ora no, non la lasciamo perché tirano anche il boscaiolo. Se non tirano il boscaiolo lasciamo il drago e andiamo a pushare a sinistra. Qua barbari che fightano tra i loro, ok, adesso ci possiamo provare. Proviamo a fare il push devastante della vita. Anche gli scheletrini, dai, ma questa che maledizione è questa per scheletrini. La torre a destra gliel'abbiamo regalata perché non mi accontentavo di chiudere con un 1-0 povero. Arciere pirotecnico che si salva, lui continua con questi barbari infuriati, boh, non so quello che sta facendo. Noi andiamo in sgherri per difenderci. 16 secondi alla fine. Sta tirando carte completamente a caso, secondo me. Torre buttata giù. Fireball della morte che viene lanciata. Ciao, ciao. Ci andiamo a portare a casa anche questa, lasciate like. Mi raccomando, supportatemi. E eccole qua, 250 finalmente. Oh, guardate già quanto stiamo. A 824, 800, 824, che gioia. Vediamo quanto possiamo portarla su, portiamola su fino a che possiamo. Livello 2, vai. Livello 3, livello 4, livello 5, a voglia quando assumo da. Livello 6, ancora 700 ce ne sono. Livello 7, almeno livello 9 voglio, così almeno è la sfida, livello sfida da torneo. Ok, livello 9, perfetto, ci fermiamo a livello 9? Livello 9, perfetto, preciso. Ma voglio, no, dovrebbe essere più alto, è livello 9. No, ok, livello 9 sì, perché è una comune. Ok, ci andiamo a aprire il baule magico. Che okay, speriamo in questo, almeno c'è la leggendaria, almeno in questo. Quattro bombaroli che ci hanno fatto passare bene nell'inferno. Una di quelle che ci serviva, ma ce n'è solo una. 5 paridici che ci servono. 42 arcieri pirotecnici ancora. 13 con di Sir, niente leggendaria, però tutte carte ottime. Perché devo parlare? Non devo parlare, il gioco mi ascolta e dopo mi ha le clonazioni. L'ultima carta, 9 clonazioni. Ci ha rovinato completamente il baule, però. Il resto almeno viene compensato un pochino. Detto questo, noi ci salutiamo. Io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi qui al centro, lasciate like, condividete il video, soprattutto la cosa più importante è condividerlo. E noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video che non so cosa sarà. Un saluto a tutti e bella!